amici di calcio puro, ho deciso di adottare questa tecnica, ovvero che il giovedì e venerdì, per rinfrescarvi la mente del campionato, faremo tutte le serie, tutte e cinque le serie che facciamo di solito. Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Vi invito ad andare sul secondo canale dove usciranno tanti altri video. Qua uscirà sia questa, ovviamente il pagellone, le pagelle per tutte le squadre, un voto a ogni squadra che è la squadra della settimana. Mentre va, là invece escono la Formula A, esce i top e i flop, escono la peggior squadra della settimana. Quindi se volete dei contenuti aggiuntivi che non porto qua sul primo canale, vi invito a iscrivervi a Calcio Pro 2, dove portiamo tanti, tanti contenuti che non portiamo qua, come ad esempio il mio podcast. Per chi non lo sa, ho un podcast. Comunque, terza giornata, ovviamente, abbiamo i voti. Ragazzi, abbiamo i voti della terza giornata. Sarà una serie che uscirà tra il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Questa settimana c'è la Champions, quindi vi adesso che escono tra il giovedì e il venerdì. Escono in questo caso venerdì ore 14:30, poi ore 18 ci sarà anche un altro video, probabilmente con la squadra della settimana, mentre invece in questo momento sta uscendo la Formula A sul secondo canale, uscirà verso bolle 18 la peggior squadra della settimana e uscirà top e flop alle 21, come così ragazzi. Allora iniziamo perché abbiamo perso troppo tempo. Empoli-Venezia. Empoli ragazzi do 5 perché non mi è piaciuto affatto, non mi sento di bocciarli completamente, però perdere contro il Venezia così male, a mio parere, è una brutta cosa, quindi do un 5 all'Empoli. E io onestamente ragazzi, guardando, c'è solo una squadra che ha preso di più oltre il Venezia, anzi a pari merito c'è adesso subito, ovvero c'è il Venezia. Il Venezia ho deciso di dare 8 perché non è che hanno vinto così a caso, hanno vinto giocando bene grazie a un super Jonsen, un grande amore a Ramufino che non si è infortunato, un Okere che non la smette, e poi vabbè, quando gioca verde sto confondendo Venezia e scusate, però veramente un grande Venezia che si becca questo bell'otto. Napoli ragazzi, il Napoli si becca anche loro un 8 perché fanno non un'impresa impossibile, ma lo stesso un'impresa, vincendo contro la Juventus si beccano un bel 8, assolutamente a mio parere giustissimo, perché il Napoli ha fatto a mio parere una bella impresa. Juventus do 4,5, il voto più basso, ah no, dopo un'altra squadra, 4,5 perché qua almeno bisognava portare un punto. Invece non ci riesce la squadra di Max Allegri, che speriamo dopo la vittoria contro il Malmo in Champions che riprenda magari il feeling anche in campionato. Questa settimana sarà molto dura perché c'è il Milan che sta facendo diciamo un discreto campionato. Poi ho dato 5 all'Atalanta ragazzi, ho dato 5 all'Atalanta perché secondo me è il voto che si meritano. 5 Atalanta perché non riesco a dargli di più. 5 Atalanta perché doveva vincere contro la Fiorentina, potrebbe essere anche un 4,5 ma non estremizzo, do 5, mentre invece la Fiorentina do 7,5 perché ok che la vinco grazie a due rigori, ma comunque la Fiorentina c'è, le basi ci sono e io do un bel 7,5. Sampdoria do 7 più perché do poco più di 7 perché veramente hanno fatto un'impresa, non dico un'impresa impossibilissima, però pareggiare contro l'Inter non è mai un'impresa semplice, soprattutto poi se giochi, cioè per l'Inter è più difficile perché giochi al Ferrari se è una bolgia. Comunque 7 più grazie a Ugello e compagni anche di Yoshida. Poi all'Inter do una leggerissima insufficienza perché do 6 meno perché secondo me questo è il risultato più giusto, 6 meno perché contro la Sampdoria bisognava fare i 3 punti, cercare di portarli a casa, però ovviamente la Svizzera chissà se diventerà una bestia nera contro la Svizzera, la Sampdoria chissà se diventerà una bestia nera tra virgolette dell'Inter che si prende il 6 meno. Cagliari a cui do 5,5 perché non è brava a controllare il gioco, non è brava a controllare il risultato di vantaggio di 2-0 e quindi non posso fare altro che dare un 5,5 assolutamente per l'impegno al Cagliari. Mentre invece al Genoa abbiamo 7,5 perché ci vuole impegno per fare questa rimonta.
Veramente una doppietta di foreste riaccende il Genoa 7,5 assolutamente, perché veramente grande prestazione del Genoa che dimostra di essere bravo. Allo Spezia ad una sufficienza nonostante la sconfitta da un 6, da un 6 perché non hanno perso meritatamente, cioè secondo me hanno perso ma non troppo immeritatamente, poi ovviamente con 3 gol e non come giochi, però lo Spezia ha veramente fatto una brava prestazione. Secondo me gli sarebbero entrati altri due senza Silvestri e Niontic. Veramente prestazione paurosa da parte loro. All'Udinese che voto ho dato un bel 6,5, 6,5 secondo me è molto giusto all'Udinese che la risolve alla fine grazie a Samardzic. Ci ricordiamo che non è stato molto soddisfatto Gotti della prestazione dei suoi, comunque 6,5 ampiamente sufficiente. Passiamo al Toro, al Toro do un 7, non do niente di più perché era Salernitana, ma comunque vincere 4-0, che fino all'89esimo era 2-0, ma comunque ha vinto 4-0, quindi ampiamente vincente il Torino. Mentre invece la Salernitana do 4. La Salernitana è quella col voto più basso. Sto iniziando ad essere un po' più severo perché prima, magari, prima, seconda giornata davo massimo 5, 5 e mezzo. Adesso invece diventiamo un po' più cattivi mettendo il 4, perché già dopo 3 giornate castro in bilico. E poi ricordiamo, nelle ultime due partite hanno preso 8 gol e in totale in Serie A ne hanno fatti 2, è preso 11 nelle ultime due partite, a specificare, presi 8 senza fare gol, quindi ridicoli. Milan è quella col voto più alto, ve lo anticipo, assolutamente sì, Milan 8,5 perché vincere contro la Lazio non è mai un'impresa semplice, giocando così veramente da 8,5, mentre invece alla Lazio non ho dato un voto bassissimissimo, ho dato un 5 perché c'ho la fiducia assolutamente su Mister Sarri, e quindi mi sento di dare un 5 dopo due vittorie abbastanza convincenti. Ci può stare incassare una sconfitta a San Siro, poi contro una squadra come la Lazio e come il Milan. Roma Sassuolo, Roma do 7 più perché alla fine la risolve grazie a un gol di El Shaarawy, e quindi mi sento di dare questo voto. Sassuolo do 7, 7 perché hanno fatto una grande prestazione e solo nel finale gli si toglie tutto il merito. Bologna gli do 7 e mezzo perché per me hanno fatto una grande prestazione, colore di Bologna. I bolognesi si possono ritenere abbastanza soddisfatti. 7 e mezzo che ci sta alla grande. 5 invece per il Verona che prende questa sconfitta molto male. Anche la società che dimostra non aver avuto mai fiducia su un mister di Francesco esonerandolo. Comunque questo video si conclude qua. Fatemi sapere se per voi è corretto, se sono stato severo, se sono stato buono. Fatemi sapere. Come sempre, noi ci vediamo a tanti nuovi video.